Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. In questo momento siete davanti al vostro computer nelle vostre case, tranquilli. Chi sul letto con un portatile, chi seduto alla sedia di una scrivania, chi magari in altri posti ancora. Pensate ai fatti vostri, in fin dei conti su Facebook state per svagarvi, quindi parte della vostra attenzione viene deviata dall'ascolto e un'altra parte normalmente si perde in pensieri a volte stupidi e a volte meno. L'importante è che ognuno di voi si diverta e si svaghi come meglio crede. La vita è fugace, anche se davanti ad uno schermo ci si deve divertire, si devono cercare emozioni, novità. Vi starete chiedendo come mai vi dico questo. Alla fine è la storia di tutti e di nessuno. Per adesso non ho fatto altro che dare informazioni generali, informazioni che sono servite semplicemente a farvi concentrare su quello che dico ed immaginare quello che ho descritto. In questo momento molti di voi penseranno: ma che cavolo dice questo? Pensavo fosse una cosa interessante. Intanto, in casa vostra possono succedere mille cose. Qualcuno potrebbe aver forzato la serratura della porta, potrebbe essere entrato dalla finestra, oppure nell'oscurità potrebbe celarsi qualche cosa. Ma voi siete concentrati nell'ascolto. Il vostro campo visivo si riduce a queste sole parole. Il vostro udito cala perché i sensi sono concentrati su un'unica cosa. L'intruso ora potrebbe essere dietro di voi, sorprendervi, magari semplicemente con una parola, o magari con un coltello che lentamente sfrega sulla vostra gola, facendo zampillare il vostro stesso sangue. Ma solo allora voi ve ne accorgereste, una volta che la vostra concentrazione si sposterà, perché fino a che non avrete finito di ascoltare, aspetterete il colpo di scena. Vi ho tenuti impegnati per circa 3 minuti, un tempo abbastanza lungo per il corso degli eventi. Attenti ora. Fuori dalla vostra camera, nel buio, oppure direttamente dietro di voi, potrebbe esserci qualcosa. Magari pronta a regalarvi quel brivido lungo la schiena che cercavate ascoltando queste note. Magari l'ultimo brivido della vostra vita. Bye bye.